Federico Agù riparte una stagione per il Revello che vi augurate sia positiva come quella dello scorso anno. Quali sono le tue prime sensazioni rispetto a questa nuova annata? Ma sì, sicuramente dopo un'annata come l'anno scorso sarà difficile ripetersi, ci sono delle squadre molto attrezzate, quindi sarà dura ripetere il quarto posto, ma ci proveremo, cioè, fino alla fine, come l'anno scorso. Se partiamo senza grossi obiettivi, cerchiamo di fare il meglio e vediamo cosa succede. La vostra forza è stata il gruppo, il gioco di squadra, dunque voi vecchi, tra virgolette, che cosa dovete insegnare ai nuovi arrivati? Come si acquisisce questa mentalità? Ma sicuramente bisognerà partire da qua, dagli allenamenti, e far sì che i nuovi si amalgamino bene come hanno fatto i nuovi dell'anno scorso. Sicuramente le potenzialità ci sono, perché comunque oltre ai giovani avere uno come Morero, secondo me, è un elemento che va ad aggiungersi alla qualità del gruppo, quindi se entra nelle dinamiche, secondo me può essere un ottimo giocatore, ecco. Quindi, Presto per fare pronostici, quali sono secondo te le squadre più forti? ma guardando le campagne acquisti, sicuramente la Piscinese sembra quella in pole position, poi ci sarà il Moretta che dopo il giro di ritorno l'anno scorso, secondo me lotterà anche per i primi posti. E poi quelle che sono arrivate l'anno scorso nei playoff, ci aggiungerei Pancalieri che è sempre una squadra ostica e Villafranca comunque è sempre un campo difficile. Tanti avversari, Tanti insomma. avversari, secondo me sì, sarà dura. Secondo me è un campionato che per la parte medio-alta comunque vede 8-9 squadre che possono fare tutte bene.